Ho attaccato pure il filmato e si clicchi in contemporanea su una cosa di una fotografica. Ma mi sposto un po' in modo che non mi Ciao. Ciao. Antonetto, come ti chiami? Gennaro. Piacere. Carissimo, tutto a posto. Ma ho parlato con un signore che aveva visto la carrozzina, sì. E voleva vedere un pochettino anche, diciamo, insomma, mi aveva chiesto delle informazioni, sì. Hai capito? Prego. Certo. Ho fatto una giusta, mo sto cautando. E il paziente abita qua a destra. Prego. Buono. È tutto a posto, siamo un po', prego. Parlo molto spesso anche di politico con Antonio. Antonio Totonno, Totonno Grigo Vidal. Esatto. Sì, sei reato. Saluto a tuo fratello. Grazie, ti servirò. Ciao caro. Ciao. Sì, Giorgia, mo vengo qua. Gennaro, aspetta. Ce la fai? Vai. Lo metterei a... Sì, guarda. Quello tiene la doppia cosa. Schiacciando quello? Questo. Ah, questo sotto si fa la foto. Mo stai anche registrando, video. Diciamo. È un ingegnere energetico, è una persona che sui rifiuti ha fatto tanto. Siamo normali, siamo Penillo. Siamo fuori la COP, stiamo incontrando moltissime casalinghe che vogliono sapere del programma. Forse siamo negli ultimi giorni, dobbiamo vincere queste elezioni, non dobbiamo solo partecipare. Il nostro sindaco deve essere Matteo Brambilla, punto e basta. Forza, in alto i cuori, avanti tutta! Ha nominato il cognome di subito agitato, ma come mi sovrello con Massimo. Qualche figlio della sorella davanti. Appena che sono arrivato, un signore che appena che sono arrivato. Ma di una certa età era? Più o meno sì. Allora forse ho capito. Sì. Ho capito io. Prego, sì. Oh! Vengo, Aspe!
mare non fa tanto bene. Voi dove siete? Siete la Polana? È pure la Polana. Antonello, ma se tu vai oggi diciamo al Vomero e viene pure Giorgio, se Giorgio ti porta su qualche volantino, perché Giorgio ha detto che domani lei non veniva a Piazza Nazionale. Tu riesci a venire a Piazza Nazionale domani? Non lo sai. Se vado pure io con Giorgio. No, oggi Giorgio va all'evento come a te al Vomero. Io non lo so se domani vengo a Piazza Nazionale. Se ho capito. Perché pure io dovrei andare là, pure se mi sfassete. Ho capito. Anche tu hai finito i volantini. Giorgio l'ha pigliato, ma io prego signora. Per il movimento. Mi è rimasto diciamo soltanto un solo pacco. Prego. Hai capito? E Giorgio l'ha pigliato solo che domani non veniva. Cioè, ce l'avevo fatta prima, perché se potevo farlo, no? Perché non è un caso che potevo pagare. No, ma infatti, ma non c'è proprio Massimo, che noi non ci smontiamo, andiamo direttamente a. Poi andiamo direttamente alla Remma, ma stiamo soltanto con fatti di dei volantini, che non so se diciamo se ce la faccio o meno. Giorgio l'ha pigliato, però non l'ha portato stamattina. Non e domani non viene non può venire a Piazza Nazionale perché c'è un altro evento. Degrado Turro. Domani. Ma secondo me, quella è una scelta personale. Secondo me è più importante fare volantinaggi questa cosa. Ma soltanto Giorgio, pensavo una cosa, anche se soltanto di passaggio che ti posso abbassare il panino se poi devi andare a qualche evento, mi riesci a portare? Io penso che sono soltanto chi si caga te. No, oh, è diventa poco. Ci stanno a Dubai. Un po' aperto Dubai. Sì, devi dire 250, ma non puoi consumare 250 volantini. Ah, papà. Ma tu sei troppo ansioso, voglio. Giorgia, sono ansioso. Un po' così. Ma è troppo bello, ma su cosa è troppo bello, sa come si chiama o no? Ho fatto la bandiera, non fa come si chiama, l'infopolinto mobile. Degrado Turro, si doveva fare il mese d'aprile, un mese fa, sotto alle elezioni, che è il momento di fare i volantini. No. E tu puoi vedere che vai girando perché sei soltanto perché vuoi il voto. E io pago! E io pago! E noi paghiamo! No, non va più bene, bisogna cambiare! Il movimento appunto, una forza politica come il movimento.